mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Con queste parole Anna Maria Vacchiano ha congelato il tribunale in cui era stata chiamata per confermare la sua testimonianza nell'ambito dell'omicidio di Marzia Capezzuti, la 29enne originaria di Bollate, in provincia di Milano, trasferitasi a Ponte Cagnano Faiano, in provincia di Salerno, per vivere in casa con il compagno Alessandro Vacchiano e la famiglia dell'uomo. Dopo la morte di Alessandro, avvenuta nel 2019 forse per un overdose, Marzia sarebbe stata a lungo maltrattata, abusata e infine uccisa dai parenti dell'uomo. Il suo corpo è stato trovato abbandonato nei pressi di un casolare il 25 ottobre scorso, 7 mesi dopo la sua improvvisa scomparsa. Nelle ultime settimane sono state arrestate 3 persone per omicidio: Barbara Vacchiano, sorella di Alessandro, Damiano Noschese, marito di Barbara, e il loro figlio di 15 anni. Il testimone chiave di questa storia è Anna Maria, un'altra figlia di Barbara. Quando Marzia era ancora viva, Anna Maria aveva denunciato quello che succedeva in quella casa. Il suo coraggio non è servito a salvare la vita a Marzia. Tuttavia, è stato decisivo per far arrestare parte della sua famiglia, incluso il fratello minore. Il ragazzino avrebbe giurato vendetta alla sorella maggiore, mentre veniva interrogato dal giudice durante la convalida del fermo. Una vera minaccia che ha spinto gli investigatori a decidere di bloccare la testimonianza di Anna Maria in un incidente probatorio, un'udienza in cui le dichiarazioni vengono cristallizzate in vista di un possibile processo. Tutto si sarebbe dovuto svolgere con la conferma delle sue parole davanti ai giudici e agli avvocati. Ma quando Anna Maria ha varcato la soglia dell'aula di tribunale, non ce l'ha fatta ed è rimasta in silenzio. Incinta al 5° mese, il giudice per le indagini preliminari, Alfonso Scermino, aveva disposto per lei un percorso protetto verso il tribunale, in modo tale da farle evitare gli sguardi indesiderati della sua famiglia, soprattutto quello di sua madre Barbara. Per questo motivo sono stati eretti degli enormi pannelli, posizionati al piano terra nell'aula dove si è svolta l'udienza. Tutto ciò non è bastato a rassicurare Anna Maria Vacchiano. La ragazza sembrava così spaventata e agitata da non riuscire nemmeno a dire la propria data di nascita. Piangeva e singhiozzava. Aveva un'espressione triste e malinconica. Anna Maria si è presentata davanti al giudice Scermino in tutta la sua fragilità: maglia di lana bianca, salopette di jeans che metteva in evidenza il suo pancione. Accanto a lei c'era il suo legale, Stefania Pierro. Dal carcere minorile di Nisida si è presentato anche il fratello minore arrestato. Il ragazzo aveva un solo obiettivo: riuscire a parlare con sua madre Barbara. Nonostante la richiesta del suo avvocato, Francesco Rocciola, al giovane è stato negato il permesso. Il giudice Scermino ha stabilito che il minore venisse tenuto in una cella lontana da quella della madre. Barbara Vacchiano, il marito Damiano Noschese e il terzo figlio della donna, Vito Vacchiano, quest'ultimo attualmente solo indagato, sono sembrati indifferenti a tutto, nessun accenno di rimorso. Sostengono di essere innocenti e non fanno menzione a un ripensamento. I 3 sono rappresentati dall'avvocato Pierluigi Spadafora. In aula c'erano anche gli avvocati Nicodemo Gentile e Carmela Landi, che assistono i genitori di Marzia. L'inchiesta è ancora in corso. La procura di Salerno potrebbe ampliare il raggio di azione per identificare le persone che avrebbero potuto sapere delle torture e delle violenze a cui era sottoposta Marzia. La ragazza aveva una personalità fragile, soffriva di un ritardo mentale, doveva essere assistita, soprattutto dopo le prime segnalazioni di violenza. Ma non è successo. Alcune denunce sono rimaste ignorate. Per questo il coraggio e la determinazione di Anna Maria Vacchiano sono stati determinanti per scoprire la verità su quanto successo alla 29enne. La raccapricciante ipotesi di omicidio è stata poi avvalorata dal ritrovamento del cadavere e da una videochiamata avvenuta tra il minore arrestato e Anna Maria. In quella conversazione, il ragazzo confessava alla sorella di aver strangolato e ucciso Marzia con i genitori. Quelle registrazioni sono uno degli indizi più importanti in mano agli investigatori. La conferma delle parole di Anna Maria avrebbe fornito agli investigatori un'ulteriore prova,
ma la ragazza al momento preferisce non parlare.